benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. Ci siamo per l'addio al Verona di Djuric, finito ora nel mirino di un club di Serie A, in particolare, scambio a sorpresa in vista a gennaio. Con i mondiali di Qatar giunti ormai al termine, si fa sempre più vicina alla ripresa del massimo campionato italiano, che già in questa prima parte di stagione è riuscito a trasmetterci una grossa dose di emozioni. La sorpresa più clamorosa è senza ombra di dubbio il Napoli, che ha affrontato i pesanti addi estivi con innesti mirati e di grande qualità, che di fatto ne hanno alzato esponenzialmente il livello della rosa. La squadra di Spalletti, capolista con ben 8 punti di margine, aspetta dunque trepidante il mese di gennaio, nel quale l'obiettivo sarà compiere un altro importante passo in avanti per la conquista dello scudetto. Tra gli assoluti protagonisti in negativo di questa Serie A, troviamo invece in primis l'Hellas Verona, che dopo la scorsa ottima stagione è ora fanalino di coda della classifica con appena 5 punti raccolti in 15 giornate. Per invertire questo trend negativo, il club gialloblu è ora deciso a sfruttare l'imminente calciomercato invernale al fine di rinforzarsi. Milan Djuric potrebbe concretamente lasciare il posto ad un altro attaccante. Calciomercato, Djuric verso un altro cambio casacca in Serie A, si chiude a gennaio con lo scambio a sorpresa. Le pesanti cessioni dell'ultimo calciomercato, che ha visto protagonisti assoluti come Simeone, Barak, Caprari e Casale dire addio, non potevano far immaginare un così tale ridimensionamento per l'Hellas Verona. Dopo ben 15 giornate di campionato, il club gialloblu ha infatti ottenuto appena una vittoria e ben 12 sconfitte. Numeri che ad oggi fanno piazzare la compagine veneta all'ultimissimo posto in classifica, con lo spettro della retrocessione che si fa sempre più nitido. Urge dunque una rivoluzione per il Verona, che dopo aver cambiato tecnico due volte nel giro di pochi mesi, ha ora lo sguardo rivolto sul fronte calciomercato. La finestra di gennaio potrebbe infatti rivelarsi una grande occasione per tentare di invertire questo terribile trend negativo con dei rinforzi mirati nelle zone di campo che più ne necessitano. A tal proposito, come riportato dal Corriere dello Sport, potremmo assistere ad uno scambio con la Salernitana. L'intenzione del club campano è infatti quella di riabbracciare Milan Djuric, che dopo essere passato in gialloblu la scorsa estate è ora posto ai margini del progetto tecnico. Per chiudere il colpo la compagine granata è pronta ad offrire il cartellino di Federico Bonazzoli, profilo molto gradito al Verona per tentare di dare una scossa al proprio attacco, il terzo peggiore dell'intero campionato. Prosegue serrato il lavoro da entrambe le parti per concludere il suddetto scambio, che di fatto potrebbe portare benefici ad entrambi i club. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.